Ciao Antonella. Ciao, allora, da quando sono piccola io sento delle voci che mi parlano, mi minacciano, mi fanno paura e questa cosa mi ha condizionato tutta la vita, diciamo, perché di notte io non dormivo. Tachicardia sentivo soprattutto. Tuttora, poi ho avuto due crisi epilettiche e due tentati suicidi. Perché io sono sempre stata una persona molto triste e depressa. Tuttora i miei problemi fisici sono mal di testa, plesso solare, cioè nel plesso solare si racchiudono tutte le mie emozioni, poi ansia, e crisi respiratoria. Ho delle forti crisi respiratorie e non riesco a respirare. Ho delle scosse elettriche a livello del seno, mi fa male la pancia spesso e la gola, sento come se ci fossero tutti i miei talenti, i miei desideri bloccati. E poi ho delle crisi isteriche, mi capita di avere delle crisi isteriche, cioè esplodo. Poi ho problemi con gli uomini, nel senso che quando c'è un uomo che mi piace, ci sono tutte le... come si dice, tutte le situazioni intorno che si mettono contro a questa cosa qua ed è come se qualcuno volesse tenermi da sola. Infatti, queste voci che sento mi hanno detto che io non devo avere un uomo, non devo avere una sessualità con un uomo perché devo averla con loro. E questo mi fa cadere in forti depressioni e apatia. Infatti ho dei blocchi sessuali molto importanti e tra l'altro una cosa che ti dico è che io sento come se, delle volte sento come se qualcuno mi toccasse nelle parti intime. E è una cosa un po'... dopo riguardo ai soldi, ho problemi di precarietà, manipolazioni, cioè quando si tratta di soldi... Sono vittima di manipolazioni, precarietà, svalutazioni, cioè sono sempre dentro a questo buco, per dirti. Per dire, ho fatto un incidente dove avevo ragione, la persona mi ha quasi picchiato, cioè sono spesso vittima di queste, di violenze. Ecco, sono stata anche violentata a 17 anni. E poi c'era il discorso della famiglia, poi ho finito, che io mi sento adottata e loro mi trattano come un'estranea. Cioè, mi hanno sempre criticato e trattata come se io fossi una persona estranea alla famiglia, in sostanza. Loro organizzano le cose e non mi invitano. Vamos? Ecco, sì. Mettiti pure comoda. Mettiti Mi tolgo gli occhiali. C'ho la comoda. gatta, speriamo che non si apra la porta. Perché ho chiuso di là la gatta, ma è chiusa la porta. Perché non la tengo qua, sennò fa casino. Ok, dimmi se mi vedi. Abbassa un po' la cam. Abbassa Mi vedi? un po' la cam. Sì. Girala leggermente verso di te, ma leggermente, leggermente. Ok, va Così. benissimo, va benissimo. Allora, Antonella, io non conosco la tua suscettibilità ipnotica, è la prima volta che ti induco in ipnosi, quindi conto solo da 10 a 1, lentamente. Però, se mentre conto cominci a visualizzare qualcosa, me Ok. lo dici, mi interrompi e me lo dici. Sì. Bene, quindi io conto da 10 a 1 e ti rilassi. Dieci.
Io conto da 1 a 3, mentre conto vai ad un ricordo o ad un sogno. Sono seduta al ristorante con una persona che in questo momento mi piace molto, ma e stiamo parlando. Continua, che succede? Lui ha una moglie, però le cose non vanno molto bene tra di loro e lei lo sta guardando come con aria molto severa, cattiva. Quindi tu sei al ristorante con un uomo e sua moglie? Però lei è in piedi davanti a noi e lo sta guardando in modo molto cattivo, molto... Ok, però perché è in piedi? Non è seduta al tavolo con voi? No, perché io e lui stavamo mangiando insieme e lei è arrivata dopo. È arrivata. Perché è arrivata proprio in quel ristorante? Perché lei non vuole che io stia, che stia con lui. Ok, quindi che succede? Racconta. Sento un'altra presenza intorno a noi, ci sono come delle uomini grigi con le dita lunghe che ci circondano, come fanno cerchio intorno a noi tre e ci mettono le dita come nella testa, nel cervello, A chi? a noi. A A noi tre. voi tre. Sì, continua. E a me dà fastidio, ma noi non riusciamo a muoverci. Siamo come fermi, immobili, e loro stanno come manipolando il cervello nostro, no, di noi tre, diciamo. Loro, marito e moglie, vedono questi uomini, questi esseri grigi che tu vedi? Non lo so perché siamo immobili, congelati. Chiediglielo mentalmente. Sì. Li vedono? Sì. Va bene, adesso sblocca il tempo, voglio sapere che cosa succede. È al ristorante, vai. E non ho cioè non è un discorso di tempo bloccato, sono loro che ci tengono fermi perché non vogliono che ci muoviamo. E tu adesso vuoi che ti muovi, quindi sblocchi il tempo. Ok. E la scena continua a fluire. Dimmi che succede.
che noi due, io e lui stiamo parlando e lei si volta verso di lui incavolata nera perché non vuole che lui parli con me e lo strattona come. E io non so cosa fare, sto ferma e sono immobile, mi dispiace, mi verrebbe da andare via perché non mi riguarda più. Però non riesco ad andare via perché ci sono sempre questi qua. Osserva come finisce la scena, vai direttamente alla fine alla fine della scena. Si Si picchiano. picchiano. E tu rimani lì? Bene, Io non so cosa fare, sono in imbarazzo. vai ancora avanti. E vado via. Io vado via e li lascio lì. E quando vai via, ci sono ancora gli esseri intorno a loro o a voi? Sì, diciamo che hanno raggiunto il loro scopo. Hanno staccato le mani dalla vostra testa? Sì, volevano creare attrito per. Ma adesso che sei andata via, un essere ha le mani in testa, nella tua testa? O le ha tolte? No, 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 Le ha già tolte. volevano. Cioè, il loro intento è di creare la situazione, di creare attrito. Ci sono Bene, riusciti? adesso di a questi tre esseri, di mettersi davanti a te. Tutti e tre. Ok, Bene, che forma hanno? allora hanno le ma dunque sembrano umani, però sono tozzi, come dire, hanno la testa grande, le braccia lunghe, tre dita e le gambe lunghe Sono e vestiti? no, 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 sono grigi. Hanno sesso? No. Come sono gli occhi? Sono due palle. Come quelle delle api, tipo. Naso, bocca, orecchie. No, hanno solo gli occhi. Non vedo forse la bocca, ma è una linea, tipo, non è come noi che abbiamo le labbra. Adesso chiedi, ordina a quello che ti stava mettendo le mani in testa di chiamare il suo capo. Ok, è arrivato. Chi è arrivato? Il capo Che forma? Eh beh, sì, che forma ha? è molto più grande di loro. Ha la stessa forma? Sì, ma è più grande e ha come un'aria minacciosa, come per dire sono io che comando. Digli di sbattersi la testa al muro. Si è messo a ridere. Digli di sbattersi la testa al muro. No, ma ha detto che non lo Digli fa. di sbattersi la testa al muro. Ecco, ha fatto. Bene, hai visto come ti ubbidisce? Adesso scoprirai il perché. Adesso chiama il capo di questi quattro stupidi. Il capo è una specie di rettile, tipo un dinosauro, cioè È alto, basso, alto, descrivimelo. è gigantesco e ha la codona. Gigantesco che vuol dire proporzionato alla tua altezza, quanto è più alto o più basso? E lui sarà 4 metri, se io sono 1,60, lui è 4 metri, è tanto grande. È un dinosauro, ha detto? Sì, ha le fatture tipo di un dinosauro, mi ricorda un gioco che avevo da piccola, un gioco di plastica, Come si è chiama? un Saurus. Per caso la sua voce, per così dire, la riconosci? Non mi aspetta, devo chiedergli qualcosa No, perché non no, 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 sta ti parlando. ha detto Saurus. Ah, ok, sì, scusa. Riconosci la sua voce? Forse sì, quando ho sentito nel dormiveglia, quando mi parlavano della sessualità l'altra notte, Era lui? forse è lui, forse è lui. Osserva se lui torna indietro nel tempo, dal presente da dove ti sto parlando, va indietro nel tempo fino a quella notte e dimmi se la voce era la sua. Sì, può essere sì che è lui. No, può essere no, devi essere sicura. È la sua o no? Comparala. Sì, è lui.
Mi fai parlare con Saurus? Sì. Saurus? Sì. Mettiti la coda in mezzo alle gambe quando parli con me. Lasciami con Antonella. Antonella, disconnetti. Ok. Ha messo la coda in mezzo alle gambe? Sì. Bene, l'hai visto? Non ha obbedito a me realmente, ha obbedito a te. Cioè, tu sei d'accordo che io conduca questa ipnosi con te, quindi mi stai autorizzando a darti delle istruzioni. Ciò che io dico, ciò che io voglio fare, automaticamente tu lo esegui. Bene, fammi parlare ancora con Saurus. Saurus. Sì. Cosa ci fai lì? Di Eseguo gli ordini di chi? chi è più forte di me. Lasciami con Antonella. Antonella, disconnetti. Sì. Chiama il capo di Saurus. Ok. È un'enorme nuvola rossa. Leggi il codice genetico di questa nuvola rossa, le informazioni sono lì, in quell'energia. Ricostruisci la sua identità. È un rettiliano. Vedo gli occhi a forma di rettile, quelli Adesso, verticali. ascolta, adesso tu hai davanti questo rettiloide, Saurus, i grigi, adesso tu capta le informazioni da questi esseri e raggiungi l'essere che ha dato l'ordine, che dà gli ordini di agire su di te. L'informazione è lì. Allora, c'è una persona, non è proprio una persona, però è seduta su, come su un trono. All'aspetto di una persona. Sembra non riesco tanto a vederla perché non è fisica, Aspetta, è. aspetta, aspetta, aspetta. Al mio 3 tu la vedi chiaramente e Ok. nitidamente al mio 3. 3. Nitida. Chiara. La sua immagine è nitida e chiara. Ha la forma di un uomo? Mi sembra di un leone, però non sono sicura. Perché lui fa apposta a cambiare, come a sfocarsi, tipo. Antonella, devi leggere il suo DNA, devi Ok. leggere il suo codice genetico e da lì lo identifichi e ricostruisci la sua forma. Vai. Ok. È un leone. È un Un leone, leone. un felinoide. Come si chiama? Sì. Aspetta, come ti chiami? Raus. Osserva se sei collegata direttamente a Raus, in qualche maniera. Ma Ti vedi collegata a lui? lui fa eseguire gli ordini. Sì, però tu ti vedi collegata a lui direttamente? Sì, c'è una specie di elettrodo nella testa collegato alle sue zampe. Cioè, nella tua testa c'è un dispositivo Sì. che va alle sue zampe? Sì. E poi? Come la marionetta che tira i fili. E poi? C'è qualche altro collegamento? E adesso che sto dicendo questo, mi è venuto mal di testa. No, mal di testa scompare. Non hai più mal di testa. Come stai? Sta andando via piano piano. Va via subito. 1, 2, 3. È andato via. Bene, Sì, è andato via. mi fai parlare con Raus? Sì. Raus. Sì. Raus? Sì. Perché Perché stai con Antonella? io sono il Signore Eterno dell'universo e posso comandare chi voglio. Comanda anche me.
Rispondi. Tu come ti permetti? No. Rispondi, comandi anche me. E allora? Capo dell'universo de che? Anzi, ti do una notizia eccezionale. Adesso Antonella comincerà a comandarti e tu non avrai più potere su di lei. Esattamente da questo momento. Io voglio che tolga via tutto quello che Antonella, mi collega a lui. perché hai Sì. disconnesso? Perché hai disconnesso da Rose? Stavo parlando con No. lui. Devi Ok. ascoltarmi perché sennò mi complichi il lavoro, eh? Sì, va No, bene, non puoi scusa. fare testa tua. Lasciami con Rose. Rose, Sì. tu da questo momento non hai più nessun potere su Antonella. Antonella invece comanda te. Facciamo una prova, così cominci ad abituarti all'idea. Di che sei stupido. Dillo. Io non sono stupido. Bene, ogni volta che tu fai quello, non esegui esattamente gli ordini, io schiocco le dita e ogni volta che schiocco le dita tu ricevi una corrente elettrica che ti fa saltare in aria dal trono che ti sei costruito. Di che sei stupido. Sono stupido. Bravo, adesso sì che mi gusti. E la coda mettitela in mezzo alle gambe quando parli con Antonella. Bravo. E la testa, ma abbassala, guarda per terra. Non ti permettere mai più di guardarla di fronte. Hai capito? Sì. No, tu non hai capito perché sei stupido. Hai capito? Bene, adesso te lo faccio capire io, con un piccolo shock elettrico. Hai capito? Sì. Tu non hai capito perché sei stupido. Hai capito? Bravo, così mi piaci. Lasciami con Antonella. Antonella, disconnetti. Sì. Come ti senti? Come Meglio. ti sentivi quando lo canalizzavi? Sentivo prepotenza, tanto prepotente ero. Adesso come lo vedi? È un gattino. Un gattino. Adesso di a Saurus, all'altro rettiloide, ai grigi, a tutti quei collaboratori che in qualche maniera sono collegati a te, di mettersi accanto e di guardare tutta la scena. Sono sorpresi. Quanti sono? 5, 7. Sono 7. Ok, hai visto che è facile, Antonella? Sai perché? Devi capire il meccanismo. Perché quando qualcuno entra in te e quindi ti manipola, lo sta facendo con la tua volontà. Cioè l'energia per muovere tutto la prende da te. Solamente che attraverso dei meccanismi, attraverso delle tecniche, fai in modo che la tua volontà si corrisponda con la sua. Quando tu prendi coscienza che quello è il tuo potere e non il suo, puoi cambiare decisione, puoi fargli fare quello che vuole, perché loro si muovono Ok. sotto la tua volontà. Però dobbiamo capire perché tu gli hai dato il permesso di entrare in te, perché tu li hai autorizzati, perché gli hai ceduto il tuo potere. Sei così potente da poter cedere il tuo potere ad altri. Immagina quanto sei potente. Quindi adesso al mio 3 tu vai al momento dove gli hai concesso di stare con te e fare con te quello che ha voluto fino adesso. 1, 2, 3. Sono molto piccola. Quanti anni hai? Sono nella pancia della mamma. Sei nella tua vita di Antonella? Che anno 1976.
Sì. È il mio, è l'anno che devo nascere. Quante settimane di gestazione hai? Otto mesi, 8, 8 sì. mesi, stai per nascere quasi, no? Sì. Bene, dimmi che succede. Vai al momento in cui ti connetti per la prima volta con questo essere. Mi sta parlando e mi sta dicendo che se io mi metto con lui e con i suoi amici, io avrò tutto quello che voglio dalla vita. Mi ha imbrogliato. Intanto tu come lo vedi? Come si presenta lui a te? E lui si fa vedere di luce. Tu come lo vedi? E lui io lo vedo come un viso rosa, come un angelo. Come un angelo, ok? Continua. Lui ti dice semplicemente di metterti con lui e tu lo fai? Sì, perché penso che sia un angelo. Ok. Hai visto? Sei stato tu a dargli il potere. Lo hai accettato in te, gli hai aperto il cuore, come si dice, apri il cuore all'angelo di non so chi, e voilà. E dimmi che succede quando tu gli concedi di entrare. Cosa fa? Lui si gira verso i suoi amici e si mette a ridere, come per dire che scema questa. I suoi amici sarebbero quelli che abbiamo visto prima? Vabbè. No, sono degli altri. Sono come dei bulletti questi, sono come dei. Vabbè, quindi che succede? Mi prendono in giro, mi fanno paura. Vabbè, lui cosa Cominciano a. fa? Lui cosa fa? Raus. Si attacca a te? Va via? Aspetta, perché un po' di confusione. No, no, aspetta, aspetta, non facciamo confusione. Lui si presenta come un angelo, d'accordo? Sì. Quindi tu lo accetti con te. Sì. E lui cosa fa? Prende possesso, cioè nel senso comincia a manovrarmi Questo voglio sapere, però cosa fa? Si collega a te, entra in te, Ah, come si avvicina, come si collega a te? ok. Entra qua a livello del plesso solare. In quale parte del tuo corpo si installa? Qua. E entra dentro, è come si comincia a rubarmi energia da qua, dal plesso solare. Adesso andiamo avanti nel tempo. Tu nasci, sei appena nata. Lui continua a stare con te? Sì. Osserva se riesce a stare con te durante tutta la tua vita. Non va mai via, rimane sempre No. con te? No, sì, perché lui ci ciba della mia energia. Quando hai sentito per la prima volta la sua voce in testa? Alla scuola materna. Cosa ti ha detto? Vai a quella prima volta. Che lui è mio amico e deve stare con me. Devo permettergli di stare con Ok, adesso vai ancora avanti nel tempo e vai alla prima volta che lui ha utilizzato la tua energia sessuale. Se l'ho fatto. Sì. Quanti anni hai? 12. 12 anni, che succede? Io sto dormendo e lui sento, cioè è come una mano che entra dentro alle mie parti intime. Osservati dall'alto, osservati dal tetto della tua stanza mentre dormi, da lì puoi vedere tutto quello che gli occhi fisici non vedono. Dimmi cosa vedi. Ok,
Vedo degli impianti nelle parti, nell'apparato genitale. Quindi poi. E poi c'è una placca sulla fronte e come una spina qua. E lui cosa fa? E lui mi prende energia per vivere. Sì, però lui cosa fa in concreto sessualmente con te questa notte? No, usa le mani perché non ha genitali. Usa le mani nella tua parte, nel tuo organo genitale? Sì. E cosa fa? Mi infila la sua mano dentro come per stimolare qualcosa. Tu cosa? Tu senti? No, perché sto dormendo. Però quando mi sveglio mi sento strana. Ok, osserva cosa sta facendo lui con le mani o cosa vuole fare. Esplora, sperimenta. Sta cercando qualcosa? Non niente in particolare, vuole Chiedigli, solo guarda, conoscere. glielo puoi chiedere Ok. mentalmente, cosa sta facendo. Cosa sta Ok. facendo? Ricorda che sta sotto i tuoi ordini. Ok. Sta giocando. Mi dice che sta giocando, Ok, si vuole divertire. adesso vai ad un altro momento, dove lui usa la tua energia sessuale effettivamente per qualcosa. Aspetta. Quanti anni hai? Perché dice, dimmi cosa succede, se no non capisco tutto questo Sono tempo e un po'. questa fatica non la capisco. Cosa sta Sono. succedendo? No, no, non sono intontita, non riesco a capire bene Se non capisci quello che. bene, dimmelo e passiamo da un altro. Andiamo a vedere tutto da un'altra parte perché sennò rimaniamo bloccati, Antonella. Sì, ok. Allora, vai ad un momento dove lui utilizza la tua energia sessuale, però fino in fondo. Ok. Ecco, quanti anni hai? Adesso Ho un attacco d'ansia. l'ansia adesso scompare. Uno, due, tre. È scomparsa. Allora, lui sta giocando con me perché noi siamo, gli esseri umani per lui sono Tu quanti anni hai? Dodici giocattoli, sempre 12. anni. Sei sveglia o dormi? Dormo. Bene, quindi è notte. Un altro giorno non è più quel ricordo? Un altro giorno. Vabbè, dimmi se tu sei rimasta incinta etericamente. Osservati durante tutta la tua vita. Ecco, Ok. andiamoci da là. Sei mai rimasta incinta? No, sembra di no, ma non vuole ottenere niente, sta giocando, sta facendo per divertirsi, come dire. Ok, vabbè, pensavo che fosse un essere un po' più pericoloso, e invece no, cerca solo un po' di energia e basta. Addirittura non solo per alimentarsi, ma per giocare, Sì, un passatempo, come diciamo così. Niente, dire. Antonella, è Ah. molto meno di quello che pensavi, Ok, eh? E bene. niente. Ok, e adesso che tu sai cosa è successo? Anzi, facciamo una cosa prima. Ti faccio delle domande e tu dimmi sì o no, se dipende, se è dipeso da lui o no. Ok. La tua tristezza, la tua depressione sono dipese da lui, da questa connessione? No. No? E qual è la causa esoterica di questa tristezza, di questa depressione, quindi? Credo sia un'altra vita, una mia
Una cosa karmica del passato, di una vita Ok. precedente. Mal di testa. Da cosa C'è un. dipende? Io vedo nella mia fronte una placca, Quindi come un una. impianto che dipende da questa connessione. Sì. Sensazioni nel plesso solare. Qui c'è uno spinotto, Un come altro un. impianto. Sì. Ansia. Bene. È dovuto allo spinotto. Crisi respiratorie. È sempre dovuto a quello spinotto lì. Reazioni isteriche. È la testa. Hai visto? Che tutto si ricollega. Passati crisi epilettiche. È la testa. La testa. Causa esoterica dei due tentati suicidi. Vite precedenti. Adesso lo vediamo. Ok. Voci in testa. Sono questi personaggi che si spacciavano per angeli, che dopo hanno cominciato a tormentarmi durante la mia infanzia e tuttora. Sensazioni di essere toccata nelle parti intime. È sempre questo personaggio che mi infila le Ovviamente. mani, le zampe, però. E perché ti senti adottata in famiglia? Non ti senti famiglia, non ti senti figlia biologica? Dimmi solo se vedi la causa esoterica, se no, no, non c'è niente di esoterico. Perché io sento di abitare da un'altra parte, di venire da un altro pianeta, da un altro posto. E quindi io non mi riconosco nella famiglia in cui sono. Adesso dimmi, adesso che sai com'è andata, tu vuoi continuare a stare con loro? Vuoi continuare ad essere usata sessualmente da loro? No, 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 assolutamente, devono togliersi dai piedi. Vuoi continuare a essere controllati, controllata da loro? No, devono andare via, lasciarmi in pace. E per curiosità, cosa facevano nelle vostre teste quando eri al ristorante con quell'uomo e quella donna? Vogliono impedirmi che io abbia delle relazioni. Però cosa Sì. fanno, cosa stanno facendo, cosa facevano in testa, nella tua testa esattamente? Volevano scaturire delle reazioni con le dita nel cervello. Che reazioni volevano provocare? Rabbia, ostilità. Volevano fare in modo che io andassi via. Perché loro mi vogliono sola. Vogliono potermi tenere da sola. Ok, la finiamo allora con questa situazione, Sì, questa solitudine? sì, sì, sì. Beh, Io tu hai il potere su di loro, puoi fare quello che vuoi. voglio che se ne vadano. Aspetta, aspetta. Puoi fare quello che vuoi. Quindi, mettili tutti davanti a te. Tutti quelli collegati a te. Tutti davanti a te. Ok. Quanti esseri sono? E sono tanti. Quanti tanti? È una folla. Quanti? Sarà un centinaio adesso che li vedo tutti. Sono tutti collegati direttamente a te? Sì. Direttamente a te? Sì. Beh, magari. Cioè, aspetta. Allora, ci sono dei collegamenti che sono indiretti e collegamenti che sono diretti. Voglio Allora. sapere quanti hanno dei collegamenti Ok. diretti con te. No, adesso sono meno. Quanti sono? Sono una decina. Una decina. Ok, cosa fanno loro collegati a te? A cosa serve loro questa connessione con te? Ma si divertono, mi portano via energia perché hanno bisogno di vivere. Energia, ok, alimentazione. Benissimo. E allora sai cosa facciamo noi adesso? Sì. Tu intanto non li lasciare scappare perché appena loro capiscono che tu hai preso in mano la situazione, potrebbero cercare di scappare. Ma tu non li lasciare andare via per ora almeno. Vediamo cosa dobbiamo fare prima di prendere una decisione. Li blocchi e li trattieni con i loro stessi impianti, i loro stessi cavi, le loro stesse Ok. connessioni. Li trattieni tutti. Ok. Bene.
Li ho legati. E adesso che Buonanotte. sono trattenuti, voglio di nuovo riparlare con Raus. Me lo permetti? Sì. Raus. Sì. Che è successo? Sei un Che è guastafeste. successo? Rispondi bene. Coda in mezzo alle gambe. Hai distrutto il nostro lavoro. Non si dice hai distrutto il nostro lavoro, si dice hai fatto un buon lavoro, Carlo, Antonella, avete fatto un buon lavoro, così si dice. Ripeti. Hai fatto un buon lavoro. Bene, e adesso continuiamo a fare ancora un buon lavoro, un lavoro migliore. Adesso Antonella comincia a chiudere la fornitura di energia, chiude i canali e non vi arriva più energia, non ti arriva più alimentazione, caro Raus. Già senti la mancanza di energia, senti che tutto è finito, già senti le connessioni chiuse, inutili. Sono diventati piccoli. Antonella, perché hai staccato? Stavo parlando con Raus. Scusa. Raus, Sì. stai morendo di fame. Sì. Vogliamo vederti morire. Vogliamo sentirti morire. Ti autorizzo a dirmi quello che sta succedendo. Stiamo perdendo forza vitale. Senza di lei non siamo più in grado di sopravvivere. Ma troveremo qualcun altro. Come fai a trovarlo se stai morendo? Continua, dimmi che sta succedendo. Non abbiamo più forza. Non ci stiamo divertendo in questo momento. Mica stiamo facendo questo per farvi divertire. Bene. Continua. Cosa sta succedendo? Abbiamo bisogno di energia, se no moriamo. Adesso accelero il tempo e tu vai agli ultimi secondi della tua vita. 1, 2, 3. Raus. Cosa vuoi da me? Stai morendo, Raus. Sì, cosa vuoi che faccia per te? Niente, devi morire. Cosa devo fare per risparmiare la vita? Non puoi fare niente. Laus? Sì. Sei ancora vivo? Sì, per Adesso muori. poco. Vai al momento della tua morte. Raus. 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 Sì. Dove sei? C'è un grosso tunnel davanti a me. Dove Antonella? Antonella, non lo so. Non la vedi? No. Continua, che succede? Sto andando verso questo tunnel per
per vedere cosa c'è dall'altra parte. Bene, arriva alla fine del tunnel. Dove sei? C'è una. Tutto nero. C'è un ambiente tutto nero. È come un paesaggio scuro. Come ti senti? A casa. A casa? Stai bene? Sì. Com'è il posto dove sei? Blu e nero. È un paesaggio. C'è qualcuno? No, per il momento no. Com'è il tuo corpo? Che forma ha? No, sono spirito. Adesso vai ad un momento importante dove succede qualcosa. Avanza nel tempo. Dove sei? C'è un bosco. È vicino e lo sto attraversando, ma è sempre ne ci sono le foglie non sono verdi, sono blu. Dove si trova questo bosco? È sempre in questo posto di prima dove ho attraversato il tunnel. Però non vedo nessuno, non c'è nessuno, è tutto desolato. Bene, adesso dimmi se nel tuo futuro incontri qualcuno, qualcosa. Sì, ci sono spiriti come me, ma sto bene qua, Che è come se forma fosse. hanno? È come incorporea, sono spiriti come me, però hanno la stessa mia vibrazione. Cioè? C'è qualcuno che vi organizza? No, no, siamo qui in stallo. Quanto tempo state lì? Stai lì. Ma non c'è il tempo qui. Rimani per sempre lì? Ma no, c'è la possibilità di andare da altre parti, ma Dove per vai? il Dove momento stiamo qui. vai? Dove vuoi andare? Dove andrai? È un'altra dimensione, non lo so, non so perché qui non c'è il tempo, quindi è difficile da stabilire. Lasciami con Antonella. Antonella, disconnetti. Sì. Come stai? Molto meglio, respiro meglio anche. Neanche non mi fa più male la testa. Dov'è Raus? Non c'è più. Non lo vedi? No. È morto. Ok. Dove sono gli altri? Ma io li vedo per terra, cioè giù, ma io sono diventata enorme, sono un gigante Allora, rispetto a loro. sono morti? Ok, Sì. adesso accelera il tempo perché devono decomporsi, devono sparire completamente, devono distruggersi. Ok. Quando non li vedi più, quando non vedi una sola particella della loro energia, dimmelo. Ok, sono diventati polvere e il vento li ha portati via. Adesso guarda nel tuo corpo, dimmi se vedi degli impianti, dei dispositivi come quelli che hai visto prima. Guarda nella tua testa, vedi qualcosa in testa? Non lo so, vedi qualcosa o no? Non Ci capisco. sono delle. Sì, sto guardando. Ci sono come delle macchie bianche nel cervello. Aspetta un attimo, adesso ci arriviamo. Vedi impianti? Vedi quegli impianti che hai visto prima nella testa? Boh, No, quelli di prima no. ok. Guarda nel corpo, nel plesso solare, nell'addome. Guarda e dimmi se vedi degli impianti. Dimmi se vedi gli impianti che hai visto prima. No, quelli che c'erano prima non ci sono più. Però ci sono due placche sotto i talloni. Di chi sono?
Sono di un grigio che mi... Per chi lavora questo grigio? Per un... Mamma, faccio una fatica terribile. Ascolta, Sì. chiama il proprietario di questo impianto, di queste placche nei talloni, davanti a te. Adesso perché già siamo quasi a un'ora di ipnosi, quindi è normale che ti stanchi mentalmente, per questo dobbiamo chiudere, per completare bene il lavoro. Quindi adesso chiamalo, il proprietario, davanti a te. Laurus. Che forma ha Laurus? Sì, Laurus. È un altro rettile. Ok, allora. Questo rettile, quando si è unito a te? Avevo 32 anni. Perché l'ha lasciato entrare? Beh, andiamo a capire qual è il motivo. Vai a quel momento e dimmi che succede. Stavo chiedendo aiuto perché ero triste. Stavi pregando come pregando? Sì. E E lui? Come si è presentato? lui ne ha approfittato, ha finto di essere qualcun altro e ne ha approfittato. E mi ha attaccato queste Ok, placche sotto i vuoi talloni. finire anche con lui? Bene, Sì, certo. e adesso utilizziamo. Adesso lo facciamo sparire, lo fai sparire con un'altra tecnica, cambiamo, non facciamo sempre le stesse cose. Mettilo davanti a te, lui e tutti i suoi collaboratori. Sì. Bene, al mio 3 lo distruggi. Così come hai fatto con gli altri. Nella tua sfera, nel tuo spazio energetico c'è il tuo potere, la tua volontà. È la tua volontà, è il tuo potere. Quindi lì sei onnipotente. Puoi fare quello che vuoi. Creare, distruggere, modificare, trasmutare, che poi tutto è la stessa cosa. Al mio 3, elimini. Elimini le autorizzazioni che hai dato a questi esseri. Per Ok. sempre li distruggi. 1, 2, 3. Ok. Ok, che? Cosa vedi? Hanno staccato tutti gli impianti. Ma non possono staccare gli impianti se li distruggi. Dove stanno questi esseri? Mettili Sono lì. davanti a te. Ok. Bene. Coda in mezzo alle gambe. Ok. In ginocchio. Sì. Testa bassa. E al mio 3 li distruggi. Con ganas. 1, 2, 3. Ok, fatto. Così. Con decisione, è il tuo potere, è il tuo spazio, sono le tue autorizzazioni. Cosa vedi? I talloni sono liberi. Dove sono questi esseri? Non ci sono più. Cosa c'è nel tuo corpo? Guarda nel tuo corpo. Ci sono delle macchie bianche nel No, adesso quelle cervello. le guardiamo, però Sì. guarda, dimmi se ci sono gli impianti che abbiamo visto prima. Ancora. No, non c'è niente, però. Nel plesso ci Allora, vorrà ascolta. un po' perché riprendo a Aspetta, aspetta. È che respirare come fai prima. confusione, Antonio, aspetta, aspetta. Sì. Allora, prima rispondi alle mie domande. Dimmi se ci Ok. sono impianti nel tuo corpo, né macchie bianche, né blocchi di energia, niente. Impianti, dispositivi. Impianti. Allora. No. Non ne vedo più. Bene. Adesso guarda nel plesso solare. Dimmi cosa vedi là che senti ancora, come, non so, cosa senti lì? Vedo come un vortice e vedo quest'uomo, Franco, la persona con cui stavo parlando prima all'inizio. Lo vedo lì e sento tanto dolore.
Sei collegata con lui energeticamente. Vuoi rompere questa connessione? Questa relazione? Cosa vuol dire? Osserva come sei legata a lui energeticamente. Senti il suo dolore? Immagina. Vuoi Sì. staccare da questo dolore o te lo vuoi portare con No, te? no, voglio staccarlo. Ecco, taglia tutti i cordoni ombelicali. Rompi la relazione con lui. La connessione, vai. Sta uscendo dal mio plesso. Hai visto? Era un'essenza umana di essere vivo, di essere umano vivo. E se andiamo con ordine, scomponiamo tutta la situazione. Bene, quando è uscito completamente dal tuo corpo, dimmelo. È davanti a me. Bene, aprigli un portale e digli di andare via, finché non sparisce. Adesso non ha più connessioni con te. Va via. Vai via. Beh, manco da buttarlo fuori appena nel sedere. Invitarlo ad No. andare via perché anche per lui è una liberazione. Sì. Attenzione, questo è un lavoro mutuo, una liberazione mutua. Adesso non lo sento più. Non lo vedi più? Dove Non lo sento più qui. lo vedi? Non lo vedo più, è Va bene. andato via. Ti ha detto qualcosa prima di andare via? No, è Ok. andato. Adesso ricontrolla nel tuo corpo, dimmi se c'è o senti qualcosa di non tuo. A parte le macchie bianche in testa, adesso vediamo cosa sono. C'è lei, c'è la moglie di lui Dove? davanti a me. Che mi dice che devo stargli lontana. Sì? Mi fai parlare con lei? Sì. Ovviamente io parlo con lei, ma è come se ci parlassi tu. Ok. Quindi tu mi devi dare tutte le autorizzazioni affinché io possa Sì. fare quello che tu fai. La chiamo moglie. Si chiama Elisabetta. Elisabetta? Sì. Cosa ci fai lì? Lei deve stare lontana da me e dal mio marito. Ascolta. Se lei sta lontana da te e da tuo marito, è perché? Non le piace stare con voi, ma non è mai, non starà mai lontana perché tu glielo dici. Soprattutto dici in questa maniera. Hai capito? Sì. Bene, adesso te ne vai per sempre. Lasciami con Antonella. Sì. Vuoi l'Antonella la stessa cosa? Tutto quello che è un laccio energetico con lei? Paura, rabbia, invidia, non so, gelosia, quello che sia, non lo so, non importa. Taglia tutto. E quando non la vedi più, dimmelo. Gli apro un portale. Ma fai quello che vuoi, sei una creatrice. Ok. Ecco, è andata via. Mi sento meglio. Come ti senti adesso? Meglio, molto meglio. Come respiri? Ok. Meglio. Sì, decisamente. Ok, adesso dimmi se c'è qualcosa, qualcuno che sta con te, che non senti tu. Ma diciamo che c'è qualcuno, però ha paura, cioè si tiene a distanza. No, Ma è collegato a te? no, no, mi sta guardando la scena e non ha cambiato idea, non vuole più attaccarsi. È un po' spaventato da quello che sta succedendo. Ma chi Sono è? delle, come delle, Ma chi è? Chi è? Chi è? Lo conosci? Chi è? Sono degli insetti. Gli insetti. Gli insettoidi. Hanno paura di te? Di quello che sta succedendo non se l'aspetta, cioè non riescono bene a. Chiediglielo, cosa fanno lì? Volevano attaccarsi, ma hanno cambiato idea. No, digli che tu adesso vuoi attaccarti a loro, dai. Cosa fanno? No, 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 ha detto che no, 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 togliamo il No, che disturbo. sì, quale disturbo? Mi
fanno ridere. Hai visto? Questo sei invulnerabile. Cioè, è come una barriera energetica grande, come fossi l'aura che si espande. Fuori dalla tua sfera energetica, distruggi tutto. Vai, non vuoi nessuno con te. Uno, Ok. due. Ok, non c'è più nessuno, mi sento forte. Sei forte. Non mi ero mai sentita così. Sono veramente. Questo qua è il modo per alzare le vibrazioni? No, Anche, certo. perché devo imparare a farlo anche nella vita normale, questa cosa. Ok. Queste cose non si devono imparare a fare, queste cose si fanno perché sono innate in noi, siamo Ok. noi queste cose. Ok, allora facciamo così adesso. Dimmi cosa vedi nella tua testa, dimmi se vedi quelle macchie bianche. Sì, sono dei punti bianchi, però non so cosa sono. Ok, aspetta, aspetta, lo so che non lo sai. Adesso vai al momento in cui questi punti bianchi sono apparsi nella tua testa, vediamo che succede. Vai lì. Allora, sono nella pancia della mamma e ho 2 mesi. E lei sta dormendo Tu hai 2 mesi? nella pancia della mamma. Mia mamma è incinta di 2 mesi. Non sa mica di me ancora. Lei sta dormendo e ci sono come dei laser, tipo, che mi colpiscono dentro. Bene, di chi sono questi laser? Sono dei grigi. Per chi lavorano questi grigi? Rettili. Sì, però perché sono rettili che abbiamo già visto? No, è un altro questo. Sa, hai proprio la collezione, Eh? eh? Proprio la collezione. Chiama il proprietario di questi laser. Caronte si chiama. Caronte, che forma ha Caronte? È un rettile. Sì, però rettile più o meno come? È tozzo. È come un dinosauro, come prima. E che sta facendo con questi laser? Cosa vorrebbe fare? Ha messo come dei microchip perché vuole fare degli esperimenti su di me. Beh, perché gliel'hai permesso? Osserva, va indietro nel tempo e osserva la vostra conversazione subliminale. Ma erano le paure di mia mamma. Mia mamma era molto angosciata e probabilmente inconsciamente gliel'ha dato lei il permesso. Non lo so, osserva, guardalo tu, guarda il processo, come è fatto ad arrivare a te e al tuo permesso di farti questo. Mia mamma pregava, non essendo molto cattolica, ma pregava perché era preoccupata Ok, per diciamo tutto. che tu accetti questo a causa di tua madre, ti fidi di tua madre, Esatto, sì, vabbè, è un sì. po' la solita cosa che succede nei ventri durante le gravidanze, ok. Ok, prendi questi laser, Sì. rivolgeglieli contro. Ok, glieli ho buttati addosso. Che succede? E si è risentito come si è. È rimasto senza parole perché non se l'aspettava. Mi sento meglio. Bene, adesso aumenta l'intensità di questo laser finché non si disintegra Caronte. Eccolo. Non c'è più, è polvere. Beh, osserva nella tua testa, cosa vedi? Non Oh, è tutto pulito adesso. ci sono più No, non c'è più niente. placche bianche? Facciamo un controllo.
dalla testa fino ai piedi, come ti vedi adesso? C'è una cosa qui sul palmo della mano. Qui. Di chi è? Allora, è come una nuvola rossa. Ascolta, ascolta Antonella. Io Sì. non so quanti tu, quanti patti e accordi abbia fatto. Ok. Adesso hai imparato come sconnettere, perché hai lasciato loro questo spazio, eccetera. Okay? Non c'è bisogno di fare uno ad uno ogni operazione. Se tu hai contratto relazioni esoteriche con più esseri, indipendenti, autonomi l'uno dall'altro, ok? Quando ti dico di distruggere, quando ti dico di revocare i patti, quando ti dico di eliminare gli accordi, quando ti dico di trasmutare, quando ti dico di fare qualsiasi cosa affinché niente, nessuno possa stare con te, lo devi fare su tutta la tua linea temporale. E non possiamo farlo ad uno, perché sennò non ha senso. L'importante è prendere coscienza della situazione, capirne il meccanismo e automaticamente risolvere. Però risolvi una volta per tutte. Al mio 3 le risolvi tutte le situazioni, le relazioni, le connessioni, le adduzioni, chiamale come vuoi. 1, 2, Ok, non c'è più niente. ricontrolliamo il corpo dalla testa fino ai piedi. No, è tutto pulito. E adesso facciamo la prova del 9. Vediamo come cambia il tuo futuro con le odierne condizioni esoteriche che hai appena cambiato. Dimmi se nel tuo futuro, ma puoi guardare anche nel tuo passato, eh? È tutto cambiato. Tutto si propaga nella linea temporale. Passato, presente e futuro. Quindi guarda dove vuoi, a 360 gradi. Dimmi se ti vedi con tristezza. No, no, Hai visto sono. come hai cambiato la tua condizione anche in altre vite, altre esistenze? Lo fai una volta per tutte. È una presa di coscienza. Mal di testa. Sensazione No, non c'è più. No, del plesso solare. sto respirando meglio. Ansia. No. Crisi respiratorie. No. Scosse elettriche nel seno. No, non lo sento. Crisi isteriche, No, non c'è più motivo. epilettiche, voci in testa, sensazione No, non sento più niente in testa. di essere toccata, No. economia, come vedi la tua economia? I soldi. Allora, sento un'energia fluida che scorre. Quello che sento è questo, l'energia più fluida che scorre. Ok, va benissimo così. Adesso disconnetti da tutto e da tutti. Disconnetti da tutto e da tutti. Rientriamo al presente da dove ti sto parlando. Al mio 3 sei qui, completamente al presente da dove ti parlo. 1. Il tuo corpo si sta risvegliando, lo senti risvegliarsi e lo senti riprendere le sue forze e ti senti bene, forte e leggera. E la sensazione è stupenda. 2. Senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Senti una sensazione di pace e di felicità.
ovunque. Apri gli occhi. Mi sento proprio rilassata. Come senti il corpo? Come? Ah, aspetta, le cuffie. Scusa. Come senti il corpo? Sono proprio rilassata, sto proprio bene. Stato d'animo? Tranquillo, sono tranquilla. Grazie. Benvenuta alla tua nuova vita. Antonella, vuoi che si pubblichi la tua sessione? Sì, se puoi coprire il viso però. Perché? Perché preferisco. Va bene, non c'è problema, ovvio. Bene, chiudo la registrazione, però tu rimani online. Ok.